Dai. E siamo tornati qui con il nuovo fuck di nuovo, incredibile, fantastico. E niente, dato che è tantissimo che non lo facciamo, tipo un mese. Quando stavamo in vacanza in Calabria. Comunque ragazzi, vi direi bando le ciance e passiamo subito alla prima domanda, che la faccio io perché ha rotto il cazzo, siccome legge sempre lui. E la prima è Fugo De Santis, soprattutto Fugo. Fuck, verrete al video che mi esce di Napoli? E poi quanto è figo Ron che sbrocca in calzoncini. Vabbè, sì, Ron è strafigo, il più sexy di Italia, questo già lo sappiamo. Comunque sì, verremo al video game show di Napoli, incredibile, grandi notizie. E ci saremo tutti quanti, quelli di Melagodo e noi, e probabilmente ci saranno anche le nostre magliette, quindi se le volete le troverete al video game show di Napoli. Mi raccomando, venite in tanti, perché noi a Napoli non ci siamo mai stati. Soprattutto quindi... la cosa che volevo aggiungere è che queste magliette, queste che vedete adesso da me, saranno al video game show in vendita, sì. E saranno le ultime, perché sono rimaste veramente poche, sono rimaste pochissime. Quindi se le volete prendere, prendetele adesso, perché poi queste qua non verranno più stampate e ne faremo altre diverse da così. Quindi esatto, se vi piace questa maglietta e volete prenderla, prendetela subito, voi che siete di Napoli, anche perché penso che poi a Napoli finiranno, sì, con molta probabilità saranno finite lì a Napoli. E se volete venire al video game show se volete venire al video game show a trovarci, qua sotto in descrizione vi lasciamo il link dove potete acquistare i biglietti e venire a farci dare le botte, a metterci i peli pubblici sulla testa. Sì, come con Dredd. Esatto, però metterli a Dredd perché a me fanno cagare. La prossima domanda ce la fa Benedetta Francesca De Rossi, che non ci mettiamo a leggere tutto perché è tipo troppo lunga. Però esatto, la cosa è: secondo voi qual è il vostro miglior video? Poi per chi vuole leggere tutta la domanda sta qui comunque. Esatto. Poi secondo me, senza dubbio, il video migliore che è venuto è stato quello di Hunger Games, perché veramente c'è stato un lavoro dietro incredibile. Non che con gli altri video non ci sia stato questo lavoro, però quello sicuramente è il video che ci ha portato via più tempo di tutti, perché ragazzi, io ho editato quel video, era ogni taglio, c'era da fare qualcosa, quindi era veramente, ci ho speso tipo 7-8 ore su quel video. Però poi il riscontro c'è stato perché è piaciuto a tutti, sì, anche esatto, altri youtuber ci hanno fatto complimenti su questo video, quindi è stata anche una novità, quindi diciamo che è andato molto molto bene. È uno esatto dei video che anche per voi è uno dei nostri migliori video, anche se per me il miglior video è quello la ceretta di... No, è Roma Inter, perché a me mi è rimasto impresso il Mori del nostro amico, quindi ogni volta che mi vedo quel pezzo mi fa no, comunque sì, ce ne stanno tanti belli, però se devo scegliere uno proprio in assoluto è quello, perché per il tempo che ci ho speso sopra, forse perché io l'ho editato, quindi lo sento più tuo. Esatto. Con questo quindi mi ricollego alla prossima domanda, che è quella di Sal HD, che ci chiede: fate un altro Hunger Games con altri youtuber? Certo, sì, abbiamo già pensato di farlo e tornerà probabilmente nei prossimi mesi, o forse addirittura a fine settembre, inizio ottobre. E abbiamo intenzione di farlo o con gli youtubers oppure con i calciatori, tipo quelli stupidi, tipo che ne so, Paduin, stupidi, tipo Moscardelli, questi qua, sai che figo? Morganella. Moscardelli e Paduin si suicidano insieme. Morganella, io voglio Morganella. E si tengono per mano. E si tengono per mano mentre si buttano dal gruppo. Comunque, tipo sì, Teomia. Vorremmo farne tipo una serie su questo, anche se veramente il video editarlo già mi sento male al pensiero, però va bene, se vi piace a voi, ovviamente farò uno sforzo. E lasciamo tipo, se lasciate tipo, arriviamoci a 10.000 like per una volta su un cazzo di fuck. Se ci arriviamo, andiamo a fare un altro Hunger Games sicuramente, e addirittura potrebbe diventare una serie. Sì. Ma ragazzi, è arrivato il momento in cui io saluto una persona su Instagram, perché oggi perché è così, si era scordato inizio video, quindi si è ricordato adesso e ora la saluta. E il aggiorniamo è Antotondi. Quindi ragazzi, seguiteci su Instagram e magari la prossima volta siete voi quelli che salutiamo. Posso salutarlo? Figo. Sì, magari se dà una mossa, perché non abbiamo tutto il giorno. E non ho la Pellegrini, saluto mia cugina che è lui, Eilep, che è l'ultima che ha messo like alla mia foto. Ciao cugina. Che tra l'altro tornerà anche il video della ceretta. Esatto, quello torna appena. Non vede l'ora di farcelo. Appena ricomincia il freddo, quello torna sicuro. Quindi appena pantaloni lunghi. Perché del libanese non poteva, quindi appena che comincia il freddo. Appena torna il freddo con il libanese. Questa è una domanda che mi ha fatto veramente tanto ridere. Facciamo che, la motorbox. Che il motorbot che lui dovrà fare a me, che è una cosa fantastica. Benny di Frenza, c'hai avuto una grande... Perché noi siamo tipo, cioè, avete presente i Dambir Sirian dei poveri? Esatto, perché non abbiamo modelle su cui fare i motorbot, quindi ce lo facciamo tra di noi. Prego, sono tutto tu. No, ti prego. Che schifo. Se poi lo faccio io. Non ce la faccio, giuro, non ce la faccio. Prima ho detto sì, famolo, famolo. Vabbè, dai, fammelo sulle palle il motorbot. Beh, certo. Vabbè, almeno sulle palle. Vabbè, vai. Guarda, io faccio finta di farlo sulla donna qua. Vai, fai sulla sposa.
Basta. Basta. È stata tipo una toccatina di naso e basta. Ok, basta così. Quindi ci siamo ridicolizzati anche questo video. Possiamo andare con la prossima domanda. Che ce la fa Massimiliano Scelsi. Lui scelse Massimiliano, o i genitori scelsero Massimiliano. E invece noi abbiamo scelsi Massimiliano. Non lo chiamo. Sì, io scelsi Massimiliano. Quali sono i vostri obiettivi da settembre in poi? E data l'uscita dei nuovi giochi grandi, potete salutarmi. Ciao, scelgo te. Allora, e... questo è più o meno il nostro programma. Sì, è molto, molto, una domanda. Porca m***a. Non riesco a parlare. È una domanda molto interessante. Perché adesso risponderà lui. Io. Esatto. Io sono la parte tecnica, no, del vabbè, canale. Perché comunque abbiamo tante idee. Ma allora, io non so parlare. Da settembre abbiamo già, come avete visto, ricominciato a fare un video al giorno. Perché avevamo rallentato ad agosto. Che ragazzi era inutile, perché i video, cioè, non li vedeva nessuno. Quindi ok, è inutile che ci ammazziamo a fare video. Perciò da settembre abbiamo già ricominciato a fare un video al giorno. Abbiamo in mente già a ottobre di cominciare a fare due. E a dicembre addirittura vorremmo arrivarne a farne tre. Fateci sapere se l'idea di fare più video vi gusta, ce lo dite e noi vediamo che c'è riscontro e quindi siamo più intenzionati a fare video e cazzi vari. Esatto, soprattutto quindi, anche perché ci saranno anche nuove tipologie di video. Esatto. Con l'avvento, diciamo, con la nascita di FIFA 16 tornerà sicuramente un Road to Division 1 che non metteremo tutti i giorni, perché dopo un po' ovviamente rompe il cazzo a tutti, anche a noi. Quindi tornerà il Road to Division 1, ovviamente lo sommisteremo per durante la settimana. E abbiamo in mente anche di fare Minecraft, che la prima volta che abbiamo fatto una serie di Minecraft con Frax era andata da paura. La seconda volta che abbiamo fatto un'altra serie di Minecraft con Frax non è andata benissimo. Quindi dov'è la verità? Fateci sapere se volete vedere Minecraft o no. Quindi ce lo dite qua sotto, come sì, sempre. Questo è sempre qua sotto. Questo è, i fuck sono tipo i video di riferimento per sapere che cazzo. Magari se uno scrive vogliamo vedere Minecraft, lasciategli un like a quello che scrive vogliamo vedere Minecraft. E così vediamo quanta gente veramente vuole vedere Minecraft. Voglio esatto. vedere che il commento di vogliamo vedere Minecraft ci abbia più di 1000 mi piace. Ci dobbiamo arrivare. Porca troia. Inoltre faremo anche qualche serie horror. Siccome noi siamo tanto cagasotto, voi non lo sapete perché non ci avete mai visto giocare un horror, ma siamo veramente tanto cagasotto. Tra l'altro ho visto la serie di Until Dawn. Beh, hanno visto non prova a non vomitare. Vabbè, è bastato quello. Sì, ma cioè a me non è che manco troppo cagasotto, perché tipo i jumpscare e cose qua non mi fanno effetto. Il fatto è che mi viene l'ansia. Cioè durante tutto il video io sarò tipo tutto ansioso, c'è mentre lui insomma. Esatto, anzi la prestazione. Comunque i programmini per settembre sono fighi. E infatti Alessio Napoli ci chiede l'iniziale della Crossbar. Ovviamente questo si collega alla domanda di prima. Esatto, perché è tutto un collegamento questo fuck. È tipo, allora, perché deve fare la maturità quest'anno? Prendete spunto da questo fuck. Sì, perché come è collegato questo fuck, cioè, non nemmeno le decine di mamma, di de maturità. Comunque Alessio Napoli infatti ci chiede l'iniziale della Crossbar, l'ho già detto. Sì. E sì, infatti inizierà proprio con la nuova programmazione che abbiamo ovviamente già non, stabilito. Non, le non solo le Crossbar, ma tutte le Soccer Challenge possibili. Soccer. Football. È come se dico football. Se l'ho già fatto l'esempio. È come se football, dico porca. Oh no, me vai di una cosa mia. No. Cazzo. Vai. È come football. Se dico è come se dicesse football. Come se dico agguantalo e invece dico agguantalo. Aggiantalo. Vabbè. Senza... comunque. Porca troia. Stai zitto. Le Soccer Challenge. Porteremo io le Soccer Challenge, perché la mia caviglia sta meglio, fortunatamente. Il ginocchio di Frax fa ancora cagare, ma tanto non gli serve a molto. Quindi anche se gli parte un ginocchio, a noi non ce ne frega un cazzo. E tornerà anche questo, ci colleghiamo all'ultima domanda di oggi, che è, che in realtà non è l'unica domanda che non è collegata a niente, è ovvero farete l'Ice Chubby Bunny Challenge, che tra l'altro abbiamo inventato per sbaglio noi, perché noi abbiamo già fatto una cosa del genere. Esatto. Che era ogni gol ghiaccio in bocca, oltre che sul cazzo, perché abbiamo fatto anche quello. Era ogni gol ghiaccio in bocca. Arriviamo a 10.000 like e la faremo in un video senza e ogni gol. Scriveteci anche se volete farla con, rivederla con ogni gol o volete vederla normalmente o con tutte e due. Ragazzi, anche questo pack per oggi è finito. Come sempre vi esortiamo a lasciare un like se vi è piaciuto. Vi passate esortiamo. Sotto. Sì, perché oggi mi ha sotto Zamp. Cazzo. A lasciare un like se vi è piaciuto. Più in descrizione ci stanno i nostri Instagram e Facebook, profili privati. Andateci a seguire sui profili privati, cazzo. E lasciate un like come sempre, ragazzi. È tutto, bella. Ciao.